È possibile teletrasportare dall'altra parte del mondo un fossile in pochi minuti? Beh, non letteralmente, ma si può fare qualcosa di molto molto simile. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Il primo dell'anno, tra l'altro. Spero abbiate iniziato bene il 2021. Quest'oggi parleremo di come la paleontologia è stata rivoluzionata dalla stampa 3D e vi farò anche vedere qualcosa nel mentre, dato che questo video è una collaborazione con Anycubic. Comunque, la promozione della scienza ad un vasto pubblico non accademico è fondamentale per gli scienziati. Penso che se abbiamo imparato qualcosa dal 2020 è proprio questa. È una cosa a cui tengo molto l'avvicinare le persone alla scienza, se no ovviamente non farei questo lavoro. E dal momento che il grande pubblico spesso e volentieri mostra un discreto interesse per la paleontologia, o perlomeno per alcuni suoi aspetti, questa disciplina può fare da tramite per comunicare al pubblico varie informazioni su questioni scientifiche contemporanee, visto anche l'approccio multidisciplinare di molti paleontologi che talvolta mescola geologia, zoologia, istologia, ecologia e addirittura studi biomedici. Volete un esempio di come una disciplina che si occupa di roba vecchia può essere usata per parlare di cose attuali? Pensate allora al riscaldamento globale. Per esempio, nel novembre del 2020 è stato pubblicato un paper di Reddin e colleghi su Global Change Biology, che ha esaminato gli eventi di rapido innalzamento delle temperature avvenute negli ultimi 300 milioni di anni e, studiando i fossili, ha tentato di capire quali gruppi di animali marini erano più vulnerabili all'estinzione. In questo modo possiamo forse provare a capire laddove bisogna intervenire a livello di tutela e conservazione negli ecosistemi di oggi. Fermo restando che dovremmo proprio cambiare un po' il modo di fare, come ho spiegato nel video sui cambiamenti climatici, ve lo lascio nell'endcard. E questo è solo un esempio, non è assolutamente vero che la paleontologia non ha applicazioni sulla roba del presente, ma a parte questo volevo parlarvi di come la paleontologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni grazie alle tecnologie 3D. Ma prima ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da non perdere gli aggiornamenti. E vi ricordo che in descrizione trovate anche i link per seguirmi su Instagram, Twitch e Spotify. Allora, dovete sapere che negli ultimi anni in paleontologia si è fatto un massiccio utilizzo di tecniche digitali per la ricerca. Il vantaggio è che sono rapide da attuare, precise e soprattutto non distruttive. In pratica si può vedere cosa c'è dentro un fossile senza aprirlo. Certo, dipende anche da cosa stai cercando, però può essere una figata perché riesci ad andare dentro al fossile senza distruggerlo, che può fare la differenza davvero in quei casi in cui hai pochissimi esemplari fossili di una certa specie. In passato molto spesso sono stati i musei in primis ad opporsi ad alcune analisi, perché appunto non volevano sacrificare dei preziosi reperti, che insomma non è che sono come le figurine che c'hanno doppioni, ecco. Per esempio, con la TAC, la tomografia assiale computerizzata, che usa i raggi X, è possibile ottenere tramite la scansione 3D delle informazioni che in passato sarebbe stato possibile ottenere solo distruggendo i campioni, e questo è importante in quei casi in cui gli esemplari su cui si effettuano gli studi sono molto rari e fragili. Così facendo, tra l'altro, si limitano anche i possibili danni da trasporto che potresti avere trasportandoli nel luogo in cui li studi, dal momento che appunto l'immagine 3D non presenta questo tipo di problemi. L'immagine ottenuta può essere studiata direttamente, ma di norma viene utilizzata per produrre modelli 3D. Ci sono dei software che possono essere utilizzati per produrre queste immagini, come ad esempio Spears, un software specificatamente creato per questo tipo di studi paleontologici che è gratis e capace anche di operare su computer non molto potenti. Tali tecnologie possono venirci in aiuto anche addirittura con fossili deformati da processi tafonomici, ovvero tutti i processi che intercorrono tra la morte di un organismo e la sua fossilizzazione. Questi processi più sono spinti e più possono rovinare e deformare il campione di partenza. E può essere un problema perché se io sto studiando una serie di campioni per fare delle analisi morfometriche, guardare la forma e tirarci fuori un grafico che abbia un senso, se ci butto dentro una roba deformata mi si può falsare tutto quanto. E spesso i paleontologi quindi devono scegliere se escludere da questo tipo di analisi esemplari importanti ma deformati oppure usarli mettendo in conto possibili errori che ti possono falsare tutto e quindi adottando un approccio molto cauto nell'interpretazione dei dati che ti sputa fuori il grafico. E questo sapete dov'è spesso un problema? Nello studio dell'evoluzione umana.
Infatti ci sono talvolta fossili con morfologie uniche, importanti per fini di studio, ma in pessimo stato di conservazione. Però il 3D ci viene in aiuto. Se questi fossili, ad esempio il cranio di un nostro cugino estinto, mostrano deformazione a livello bilaterale, cioè relativamente ai due lati del cranio, si può fare loro una scansione tridimensionale e poi retrodeformarli. Grazie a software gratuiti come R, utilizzato spesso per analisi statistiche, si può restaurare tridimensionalmente l'esemplare con successo. E una persona giustamente ti può dire, sì, vabbè, bello, però come fai a sapere che quello che viene fuori è giusto? Cioè, magari di quella cosa estinta hai solo un cranio deformato e null'altro con cui fare il confronto. Come fai? Schlegger e colleghi nel 2018 hanno pubblicato un paper in cui dimostravano la validità del metodo. Hanno fatto la scansione 3D ad un cranio di gorilla, poi lo hanno deformato con un programma di editing per simulare appunto l'azione dei processi tafonomici e poi hanno applicato la procedura utilizzata per restaurare la forma. E sorpresa, il cranio di gorilla è tornato perfetto. E lo sai in questo caso perché avevi quello giusto di partenza. Quindi è stato dimostrato che si può ricostruire la forma tridimensionale di un cranio deformato con successo. E nello stesso paper lo hanno fatto infatti su un cranio di Neanderthal deformato. Venendo, tra l'altro, alla parte invece più legata al pubblico, con la tecnologia 3D gli esemplari delle collezioni dei musei possono essere resi disponibili per il grande pubblico, utilizzati nelle esposizioni museali e anche in eventi scientifici, perché con i modelli computerizzati, tra l'altro, si può dare l'occasione al grande pubblico di visualizzare con successo delle informazioni, spesso tecniche come l'interno di un campione, eccetera, che sarebbe stato piuttosto difficile comunicare con un altro metodo diverso appunto da far vedere l'immagine in 3D. Un'altra tecnica che permette di ottenere immagini 3D dei fossili è la fotogrammetria, un processo che consiste nell'ottenere una serie di fotografie di un oggetto da diverse angolazioni per poi generare con specifici software un'immagine tridimensionale. Tale tecnica è molto valida perché, se fatta correttamente, non solo permette di ottenere modelli dettagliati e dotati di texture, anche se lo si desidera, ma anche piuttosto veloce e facile da attuare con costi contenuti. Esempi positivi dell'utilizzo della fotogrammetria per gli studi paleontologici e i loro possibili sviluppi futuri riguardano per esempio lo studio delle impronte fossili di dinosauro. Le impronte del sito risalente al Giurassico inferiore, noto come Coste dell'Anglone, situato nelle Alpi meridionali in Trentino Alto Adige, sono state studiate con la fotogrammetria e il laser scanning e si è osservato come tali tecniche siano uno strumento rapido per ottenere informazioni più accurate anche nei casi in cui le impronte sono davvero poco profonde. Un altro esempio riguarda l'uso della fotogrammetria aerea per ottenere immagini tridimensionali delle impronte dell'icnosito noto come Lavini di Marco, in Trentino Alto Adige a Rovereto. In pratica, grazie alle immagini riprese coi droni, è stata realizzata una mappa 3D della distribuzione delle tracce, che verranno utilizzate per studi futuri e per la valorizzazione del sito. La tecnologia delle stampanti 3D è un'altra risorsa importante, perché il fossile scansionato può anche essere stampato. Tale tecnica negli ultimi anni è diventata non solo più accurata, ma anche più economica. Utilizzandola si possono ingrandire tra l'altro esemplari molto piccoli fino a rendere visibili ad occhio nudo strutture su scala micrometrica, senza contare che in questo modo anche i fossili più fragili possono essere maneggiati dai non specialisti. Il modello, stampato di solito con polimeri, resine e talvolta metallo, può essere presentato al pubblico del museo, esposto vicino al fossile originale e alle animazioni della ricostruzione al computer, con anche appunto la possibilità di toccarlo. Esistono diversi casi studio in cui le tecnologie digitali sono servite ad aumentare il coinvolgimento da parte del pubblico. Uno studio che mi piace molto è quello pubblicato da Raham e colleghi nel 2012. È la ricostruzione di un aracnide in digitale, chiamato Eufrinus prestvici, che fa parte di una famiglia di aracnidi estinta, i trigonotarbidi, tranquilli e normale se non li conoscete. Il fossile originale è ospitato all'Upworth Museum of Geology dell'Università di Birmingham. È stato interessante sia per i bambini, che facevano domande sull'animale che era stato stampato in 3D, sia per gli adulti, che invece facevano domande sulla tecnologia usata. E qui c'era di mezzo la stampa, ma non necessariamente c'è in questi casi studio. Per esempio, uno bello, pubblicato nel 2009 da Bates e colleghi,
parlava di un'esposizione interattiva riguardante la stima della massa nei dinosauri teropodi, che spiegava come gli scienziati ricostruiscono la massa di un animale a partire dalle ossa. E in particolare l'animale in questione era Big Al, un esemplare di allosauro, recentemente tra l'altro riclassificato in una nuova specie, Allosaurus Jim Madseni, e famoso per aver ispirato il bellissimo documentario della BBC, La ballata di Big Al, e tra l'altro ospitato al Museo di Geologia dell'Università del Wyoming. Altro caso degno di nota è l'utilizzo dei software di modellazione 3D e della stampa 3D per la creazione di modelli didattici. Un esempio stupendo è il modellino anatomico del famoso dinosauro italiano Scipionix, noto come Ciro, realizzato dal paleoartista italiano Fabio Manucci. Trovate ad esempio il modellino esposto anche al Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. In pratica, per chi non lo sa, Ciro, ovvero lo Scipionix samniticus, è il primo dinosauro non aviano descritto in Italia, nonché uno dei meglio conservati al mondo. Contiene addirittura gli organi interni e in ordine quello che ha mangiato, quindi grazie alla notevole mole di informazioni sulla sua anatomia, Fabio ha potuto realizzare un modello 3D di Ciro con il software ZBrush. Il modello non solo permette di vedere le dimensioni e la posizione dei tessuti molli, ma appunto si può stampare in 3D a grandezza naturale, un modello che può essere utilizzato come valido strumento educativo per docenti, studenti e visitatori di musei. Insomma, sappiamo così tanto di Ciro che è anche un peccato non usarlo per questo tipo di cose. Tra l'altro, se vi interessa sapere un po' tutta la storia di Ciro e tutto quello che si sa su di lui, vi lascio un video nella end card che gli ho dedicato. Nel 2019, sulla base di alcuni crani di cani risalenti a 4.000 anni fa e trovati in Scozia, con la scansione e la stampa 3D si è tentato di ricostruire l'aspetto di questi antichi cani. Oppure recentemente nel Texas Through Time Museum si è scannerizzato uno scheletro di Dimetrodon limbatus, un lontano cugino dei mammiferi, non un dinosauro come spesso viene presentato, in modo da evitare il possibile danneggiamento dovuto alle operazioni per farne un calco. Ora basterà stampare il file e se ne potranno fare delle repliche per l'educazione o per esporre da altre parti del mondo in musei in modo piuttosto economico. Per quello vi dicevo che non si può teletrasportare un fossile letteralmente. Però in realtà se io ne faccio appunto una scansione e la mando via mail dall'altra parte del mondo e chi riceve il file se lo stampa, insomma è qualcosa di molto simile. Tra l'altro, se ad uno scheletro manca un osso pari, come ad esempio una scapola, e però ho l'altra, la posso scannerizzare, specchiarla e stamparla, e così l'ho già ricostruita per quando dovrò montare lo scheletro. Il 3D è anche un modo per proteggere patrimoni incredibili da disastri inaspettati. Non so se ricordate del disastroso incendio che nel 2018 colpì il Museo Nazionale del Brasile. L'incendio distrusse più del 90% della roba lì ospitata, si parla di 20 milioni di reperti, tra cui ovviamente diverse cose di interesse paleontologico. A distanza di 2 anni ancora non si sa con certezza lo stato delle collezioni di fossili quale sia. Nel 2016 però Google Arts and Culture aveva iniziato a digitalizzare la collezione del museo per fare dei tour virtuali. Questo non sostituisce ovviamente del tutto i fossili originali, ma è qualcosa. Su siti come Sketchfab e My Mini Factory si trovano gratis un sacco di cose. C'è l'account per esempio del Museo di Storia Naturale di Londra che ha lanciato un progetto di digitalizzazione dei fossili di mammiferi raccolti da Darwin durante il suo viaggio. Così, liberamente scaricabili, vi lascio il link in descrizione. Ma ho voluto fare delle prove con un paio di cose che secondo me erano carine da provare. Ho scritto una mail a Dani Kubik che mi ha gentilmente inviato per questo video una stampante 3D a resina, la Anycubic Photon Mono SE e anche la Wash & Cure Machine 2.0 per trattare gli oggetti stampati. Ho scaricato il file di un Eldred Geops Rana, un trilobite, sull'account Sketchfab del Whitmer Lab. Ho aperto il file sul programma per aggiungere i supporti, poi l'ho stampato e con la macchina per la cura l'ho prima sciacquato in alcol e poi trattato con i raggi UV. Ed eccolo qua. Una perfetta replica di un fossile che può essere usato per fini didattici senza paura di danneggiarlo e che, se dipinto e rifinito un po', può anche essere esposto in un museo. Se mi seguite da un po', saprete anche che sono il consulente di una serie di modellini di animali preistorici stampati in 3D da IBU Coop. Tra essi c'è anche il megalocero. E quando Nicolò Tinarelli, lo scultore 3D dell'azienda, lo stava realizzando, come reference mandai una fotogrammetria di un cranio ospitato al National Museum of Scotland, che c'è su Sketchfab.
Quindi capite bene che anche per i lavori paleoartistici le tecniche digitali sono utilissime. Uno degli animali che abbiamo realizzato è il Mosasaurus. Ebbene, ne ho realizzato anche una versione mignon con la stampante che ha mantenuto molto bene i dettagli. Stampe come queste possono essere utilizzate per realizzare dei diorami fighi, se uno li sapesse fare utilizzando la resina trasparente e tutto il resto, che se posti accanto al fossile possono dare in pochi centimetri di spazio uno scorcio appunto del contesto ecologico, diciamo, in cui questi animali vivevano. Il link per recuperare i miei modellini lo trovate in descrizione naturalmente, c'è anche il codice sconto. Prossimamente tra l'altro l'azienda renderà disponibili per l'acquisto anche i file 3D, di modo che ve li possiate stampare delle dimensioni e del materiale che volete. In descrizione naturalmente vi lascio anche il link per le stampanti Anycubic che ho ricevuto e un po' di link da dove scaricare roba in 3D Ganza. Naturalmente video su come funzionano queste stampanti, come vanno trattate eccetera ce ne sono a bizzeffe anche in italiano, quindi un po' per quello, un po' perché ovviamente non è la mia materia e non ne so abbastanza, non ne ho parlato. E questo video ovviamente parlava di paleontologia, questa cosa della stampa 3D è in parte presente anche nella mia tesi, quindi siccome ce l'ho a cuore ci tenevo a raccontarvela. E grazie di cuore a Anycubic che diciamo ha supportato questo contenuto un po' particolare. Come sempre vi consiglio un libro e questa volta è un libro di David Attenborough, Avventure di un giovane naturalista. David non ha certo bisogno di presentazioni, in questo libro in pratica ci sono raccontate le sue prime avventure. Se vi piace la natura, vi piace appunto la figura di Attenborough, e credo proprio di sì, ve lo consiglio. Ve lo lascio in descrizione il link per recuperarlo. Tra l'altro questo libro l'ho ricevuto mediante la wishlist, quindi grazie di cuore a chi ha supportato il mio canale aiutandomi appunto ad arricchirne i contenuti anche a livello tecnico, perché insomma non è scontato. Se volete contribuire ve la lascio ovviamente in descrizione il link, oltre appunto a tutta una serie di libri consigliati sempre su Amazon. Naturalmente se volete sostenere la mia attività di divulgazione scientifica sui social vi invito sul mio progetto di Patreon per avere accesso a un sacco di roba incredibile come per esempio il gruppo Telegram dei Patrons, la possibilità di vedere e sentire video e podcast in anteprima prima che vengano resi pubblici per tutti, merchandise esclusivo, insomma un sacco di roba. Trovate il link in descrizione. Vi invito naturalmente a seguirmi anche su tutti gli altri social, quindi su Twitch, su Instagram, su Spotify dove trovate il mio podcast Zoo Podcast. Vi ricordo che tra non molto terrò un seminario online sul comportamento dei primati, vi lascio ovviamente il link in descrizione per iscrivervi. E poi niente, il link dei modellini ve l'ho lasciato, il link delle stampanti trovate tutto lì, insomma. Ringrazio Anycubic ancora per questo bellissimo regalo che mi hanno fatto e niente, ci vediamo al prossimo video e domani sera su Twitch alle 21. Bene, ciao!